lietissimo di presentare questa nuova tappa della stagione cagliaritana. Siamo felici che al mio fianco siano il soprintendente del teatro lirico Claudio Razzi e il professor Zimei, che poi ci parlerà della ricostruzione delle vicende storiche dell'Ape Musicale. Credo che sia un evento importante per la nostra città, che ospita in questo caso una prima nazionale di un'opera che è stata importante soprattutto per la penetrazione negli Stati Uniti della passione per l'opera italiana, e da ponte, da questo punto di vista, credo sia stato veramente un magnifico volontario per seguire un obiettivo che poi è perfettamente riuscito, perché oggi l'opera la ritroviamo, per esempio, in moltissime colonne sonore dei film della cinematografia americana. Da Ponte immaginava di ambientare la sua opera in un'isola felice che però era Manhattan, e il teatro lirico ha fatto una trasposizione che secondo me è di grandissima suggestione e che riempie me per primo, ma credo riempirà tutti di curiosità, perché l'Isola Felice, in questo caso, lo vedete dalle scene alle nostre spalle, ricorda qualcosa, no? Ricorda i colori della nostra spiaggia, i colori del Poetto, i colori dei casotti, e io immagino che sia un evento che resterà nella memoria di tutti noi, perché ci riporta a un periodo importante dell'opera, ma ci fa scoprire anche un'ambientazione diversa e un lavoro che è sicuramente molto importante. Io ovviamente non ho e non tento neanche dimostrare di avere le competenze per parlarne più diffusamente, quindi passo la parola in primo luogo a Claudio Razzi, soprintendente del Teatro Lirico, che insomma in qualche modo è l'inventore di questa operazione, e poi al professore per un breve racconto della ricostruzione storica di queste vicende. Perché istituzionalmente l'assessore Paolo Frau, perché con lui lo abbiamo detto anche nei giorni scorsi, vi è stato in questi mesi un rapporto straordinario di collaborazione che ha portato a quella festa di musica e di popolo che è stato il concerto ai Bastioni soltanto qualche giorno fa e che ci porta oggi in questo luogo straordinario che ad osservarlo da questa prospettiva si rappresenta come l'ideale vascello sospeso tra mare e cielo per porgere questo dono alla città di Cagliari dell'Ape Musicale. In effetti, la quarta edizione dell'Ape Musicale, quella che il Teatro Lirico di Cagliari ripropone del 1830, dedicata a New York di Lorenzo da Ponte, ha in questo ideale vascello sospeso tra il mare stupendo ed il cielo di Cagliari, la prima esecuzione mondiale. Ve ne descriverà le caratteristiche e le prospettive culturali, non solo musicali e musicologiche, poi il professor Francesco Zimei, al quale il Teatro Lirico di Cagliari ha chiesto di effettuare questo prezioso lavoro. Oltre a questo, oltre a questa occasione straordinaria di incontrare la città nell'ambito del progetto appunto Cagliari Paesaggio, promosso dall'amministrazione comunale, voglio anche sottolineare che l'Ape Musicale afferisce al progetto di Ponte in Musica tra Italia e Stati Uniti, che si compone di altri due appuntamenti, quello con la campana sommersa che ha già avuto luogo alla New York City Opera Lincoln Center nel febbraio-marzo scorso e prossimamente la Fanciulla del West che dopo aver debuttato a Charlotte nella North Opera Carolina nel mese di marzo sarà a New York a partire dal 6 di settembre. Parte da Cagliari l'Ape Musicale in prospettiva per riapprodare a New York, mi auguro, tra il 2018 e il 2019. Equivocando quali erano le aspettative dei newyorkesi, ma i newyorkesi ormai si erano cibati soltanto di opera buffa italiana, non erano ancora preparati per Torsello. Quindi da Ponte
ha una trovata di genio. Decide di costruire una drammaturgia intorno a sua nipote e agli altri cantanti che, italiani che in quel tempo stavano a New York, per raccontare la storia di questa compagnia che cerca di sbarcare il lunario. Quindi la verità elevata a pretesto drammaturgico, quindi una storia nella storia, e crea quest'ape musicale incredibile. Oh, ape musicale era un po' una formula, uno slogan di Lorenzo da Ponte, come appunto vi diceva il soprintendente, era la quarta volta che da Ponte scriveva un libretto intitolandolo Ape musicale, quindi un'ape che va di fiore in fiore e prende i repertori migliori. Solitamente è un'operazione che si faceva nei teatri europei a beneficio dei cantanti, cioè facevano degli spettacoli, delle drammaturgie cantando i pezzi di repertorio più famosi per catturare il pubblico. In questo caso invece da Ponte fa questa cosa, ne fa di necessità virtù, perché ovviamente non è che avessero repertorio, quindi ognuno ha cantato un po' come si fa quando si fa un picnic, no? Ognuno porta quello che ha in casa, no? La frittata che ha, in questo caso frittate assolutamente di lusso, ma il problema era cercare di organizzare con quegli ingredienti uno spettacolo, e da Ponte ci riesce in modo assolutamente geniale, riuscendo a far cantare i cantanti non solo con quello che avevano, ma facendo loro interpretare se stessi. Questa è la grande cosa, per cui poi alla fine noi vediamo che sotto la patina di racconto e di drammaturgia, sotto, c'è una storia vera. La grande scommessa, della quale sono profondamente grato al soprintendente Claudio Razzi, è quella di avermi chiesto, di quest'opera esisteva, ed esiste in realtà storicamente, soltanto il libretto a stampa, stampato a New York frettolosamente nel 1830 da uno stampatore, Bonds, che fra l'altro era anche vari eroi di stampa, cose come avviene quando c'è uno stampatore straniero che deve capire un testo italiano. Cioè allora, quando il soprintendente mi ha chiesto di esplorare se c'erano le condizioni per ritrovare quelle musiche, ovviamente una sfida estremamente suggestiva e stimolante, io ho chiesto un periodo di tempo per poter analizzare le carte, e poi un giorno l'ho chiamato e gli ho detto che c'erano gli elementi per ricostruire questa cosa. Lui mi ha profondamente incoraggiato a seguire questa strada e gliene sono profondamente grato. Perché molte volte i musicologi vivono un po' nella torre d'avorio, no? Si fanno le loro ricerche sulla nuvoletta, pubblicano libri, lavori, ma è molto molto raro e difficile che il mondo spesso musicale vero e quello storico, scientifico si incontrino, perché spesso si percorrono strade parallele. Io ho avuto bellissime esperienze in questo senso, il soprintendente Orazzi che si è spesso interessato ai miei studi, ma gli studi di musicologia in generale, in questo caso ho avuto da lui, e ringrazio lui e attraverso lui tutte le forze del Teatro Lirico di Cagliari, che si sono comportati in modo splendido, di altissimo livello e sempre con grande interesse, con grande attenzione e con grande senso della scoperta. Cioè siamo stati tutti, ognuno per la sua parte, coinvolti e interessati a riscoprire questa cosa che non c'era e che è risaltata fuori.